c'è un tocco sicuramente di Bakayoko su Teo Hernandez e l'arbitro non ravvisa da rigore. Il tocco sicuramente c'è all'altezza del colpaccio sinistro, secondo me questo è un rigore che l'arbitro può anche fischiare, non so quanto sia da VAR, infatti dopo aver visto l'arbitro lo stesso sembrava chiamato perché pensava che fosse rigore, se no, sì, non lo, no, però dicevo, lo considera errore grave. Però dicevo, l'arbitro lo vede e non lo considera egli stesso un errore grave per dare rigore dopo il tocco. Sto spiegando che se il VAR interviene vuol dire che potenzialmente dice all'arbitro guarda che questo potrebbe essere un errore grave. La visione del VAR è che potenzialmente è un errore grave. Sì, sì, dicevo che attenzione che l'arbitro avesse visto il tocco e abbia giudicato, no? Credo che l'entità non era tale da dare sì, rigore. Ma l'azione una... dove era l'arbitro, se rivediamo l'azione, si vede che non poteva vedere l'arbitro dove era. Allora se non l'ha visto è un po' più difficile comprendere perché, cioè lui può dire l'ho visto e l'ho giudicato non grave. Attenzione, guardate la posizione dell'arbitro dove era lui, era difficile. Tu dici fra i difficile. Non era la posizione ideale, molto poco. Opinione deve stare lì, questo l'arbitro deve stare lì, quella è la posizione giusta. La diagonale è quella, pare che lì può decidere. Deve stare sempre una diagonale, questo è il maggiore. Abbiamo visto tanto, cioè col VAR quando c'è un contatto così in genere non c'è dubbio. Non lo so, io devo cominciare. Campionato inglese dove...